limitare molto la mia presentazione iniziale, che visto anche il ritardo, visto che siete veramente in tanti, giusto una spiegare cos'è l'osservatorio ambientale. L'osservatorio ambientale, insieme al quale ci stiamo riuniti questa sera, è una nuova attività che il Comune ha istituito nel 2009 e che è stata sperimentata in particolare per il problema Cementir. In pratica l'osservatorio ambientale vuole rispondere a quelle che sono le giuste richieste della maggior parte dei cittadini, delle persone normali, delle persone comuni, che si trovano spesso a trovarsi di fronte a delle situazioni dove la cosa principale che manca è l'informazione. Quindi parlando di Terzo Valico, dove l'informazione, la trasparenza è molto nebulosa, l'osservatorio raggiunge proprio l'apice della sua funzione. E questa struttura contenitore che è l'osservatorio, è contenitore proprio perché in funzione delle varie situazioni che si possono creare nel paese, viene data la possibilità, l'opportunità di partecipare a una conoscenza diretta, anche una partecipazione diretta in quelle che sono le scelte che un'amministrazione deve compiere, e partecipare proprio in questo percorso. Prima citavo la Cementir, ad esempio la Cementir il 14 di maggio dovrà interrompere la propria produzione a meno di innalzare il cammino, quindi probabilmente da quello che le informazioni che ho fermeranno davvero la produzione e cominceranno i lavori per innalzare il cammino, fino a che il cammino non avrà raggiunto la quota che è stata decisa, la produzione del forno non potrà ripartire. E il contributo proprio sul discorso di innalzare il cammino è venuto fuori dal comitato di cittadini dell'osservatorio ambientale. Una cosa forse banale, però se uno guarda vede per esempio le ciminiere vecchie della Cementir più basse e più alte di quelle nuove. E l'ingegnere Guerra appunto ha fatto questa proposta, hanno fatto gli studi e hanno visto che effettivamente potrebbe aver avuto ragione e adesso stanno facendo questi investimenti. Ma questo era giusto per dare un esempio. E soprattutto l'osservatorio questa sera è un po' particolare perché è aperto al pubblico, un pubblico molto importante anche come numericamente parlando e anche come interesse. E normalmente l'osservatorio partecipano anche gli organi come l'ARPA, l'ASL e la provincia, e questo è molto importante perché si vengono messe di fronte queste persone che spesso decidono sulla base di un foglio di carta senza ascoltare, senza conoscere le persone che stanno dietro la decisione, perché sempre è molto facile decidere senza guardare in faccia la persona sulla quale va a ricadere la nostra decisione. Quindi anche in questo abbiamo avuto modo di far sì che appunto questi enti, ripeto, provincia, ARPA, ASL, si interessassero in modo un po' diverso anche la faccenda Cementir. Il nostro obiettivo è quello con questo osservatorio, abbiamo questa prima serata, a questa prima serata ne seguiranno altre e ne seguiranno altre con la presenza, mi auguro, di Walter Lupi, del COCIV, che dovranno venire qua a dare risposta ai quesiti che noi gli porteremo. Diciamo che la funzione principale di questa serata è innanzitutto far conoscere quel poco di progetto del Terzo Valico che noi conosciamo e recepire quelle che sono le istanze, le preoccupazioni, i dubbi e i problemi sollevati da chiunque sia presente in questa sala e poi portarle avanti, domande precise a cui ci aspettiamo delle risposte precise. Noi siamo un'istituzione come comune, quindi dobbiamo lavorare in modo istituzionale. È chiaro che quando si dialoga bisogna essere sempre in due, quindi noi proveremo a dialogare e portare avanti tutte le istanze che emergeranno. Ci auguriamo che dall'altra parte ci sia un'adeguata risposta a tutto questo. Questo giusto per dire quello che l'osservatorio, normalmente a questo tavolo sono seduti i rappresentanti delle associazioni che sono direttamente coinvolte, che abbiamo ritenuto essere, possiamo anche esserci sbagliati, aver dimenticato qualcuno, abbiamo ritenuto essere direttamente coinvolte nel problema Terzo Valico.
Normalmente le persone sedute al tavolo sono quelle che devono parlare, le persone del pubblico sono quelle che devono ascoltare. Questo verbo devono è bruttissimo, ma in effetti chi ha partecipato a quegli osservatori della CEMET sa benissimo che poi i contributi del pubblico sono più che graditi. Però di base la parte iniziale deve essere fatta al tavolo, dopodiché ci sono gli interventi da parte del pubblico. Per quello che riguarda sicuramente la domanda classica sarà qual è la posizione dell'amministrazione comunale nei confronti del Terzo Valico. La risposta, io qui attualmente abbiamo, c'è arrivata anche un'interrogazione oggi in cui si chiede come ci porremo rispetto alla delibera del 2005 per esempio e come sarà il rapporto con le lupi che questa amministrazione non ha ancora incontrato mentre altri l'hanno già incontrato. La risposta è piuttosto semplice. All'epoca nel 2005 come opposizione erano presenti io, attuale sindaco, Bisignano, attuale vice sindaco e Gifra, attuale presidente del consiglio. All'epoca ci fu un'unanimità verso questa votazione contro il Terzo Valico. Per coerenza non è propriamente giusto, perché uno può anche cambiare idea nel tempo se cambiano le condizioni al contorno. Riteniamo che le condizioni al contorno non siano cambiate, quindi per coerenza noi manteniamo quella che era la nostra idea allora, anche adesso, quindi sicuramente la delibera di allora viene confermata e col Presidente del Consiglio abbiamo parlato, verrà presto fatto un consiglio comunale aperto e verrà anche portata una delibera condivisa, ci auguriamo, facciamo la maggioranza e minoranza, che ribadirà quello che è stato detto nel 2005, cogliendo anche parte delle indicazioni che sono arrivate dal comitato Mutav. Abbiamo già per discorso invece Walter Lupi, abbiamo ritenuto opportuno prima ascoltare le istanze dei comitati, le istanze della popolazione e dopo andare a parlare con Lupi portandogli quelli che sono i problemi di Arquata. Un incontro antecedente poteva essere giusto, dovuto, interessante, però sicuramente non avrebbe avuto la forza che noi vogliamo avere in questo incontro, perché noi dobbiamo porci, visto i problemi che stasera parleremo di diverse cose, emergeranno dei problemi piuttosto importanti e quindi la risposta a questi problemi deve essere ugualmente importante, non può essere una risposta superficiale come purtroppo spesso siamo abituati ad avere da certi enti, da certe persone o da certe, come sul discorso, tanto per dire un esempio, il progetto del Terzo Valico, a noi ci è stato consegnato il progetto solo relativamente ad Arquata. Quello che succede fuori dal confine di Arquata non lo conosciamo. Questa è una cosa assurda, poi il paradosso è che siccome Sottovalle era di Gavi, il progetto di Gavi, il progetto di Sottovalle, Arquata non ce l'ha. Mentre siccome si sono sbagliati e pensavano che la Libarna facesse parte di Arquata, il progetto della Libarna è finito anche ad Arquata. Non so se la Valle, magari che la Valle non è stato consegnato, ma probabilmente dopo si saranno lamentati e l'hanno ricevuto. Io concludo qui perché però mi sembrava doveroso fare questa introduzione per capire cosa vogliamo fare adesso, cosa vogliamo fare prossimamente e qual è il nostro indirizzo generale. Però passo la parola all'assessore Bisignano, assessore all'ambiente e anche ai lavori pubblici, perché è una parte importante urbanistica, sì. Ambiente urbanistica e basta. Manutenzione del patrimonio, che fra l'altro la provincia sarà molto contenta perché sarà una forte manutenzione del patrimonio della provincia con gli interventi del Terzo Valico, come il facimento parziale, gallerie, rotonde, eccetera. Però comunque, secondo me le opere compensative sono opere che vanno in più, non sono le opere necessarie per far sì che il lavoro vada avanti, perché le opere che fanno parte vengono fatte in Arquata sono le opere necessarie perché i lavori del Terzo Valico vadano avanti, non sono opere compensative. Compensative sono un'altra cosa. Buonasera. Se siete d'accordo, io, visto che l'osservatorio ambientale serve anche per dare informazione, penso che magari non tutti i cittadini conoscono l'iter
progettuale amministrativo del Terzo Valico, no? E volevo fare così un promemoria di tutto l'iter amministrativo che lo riguarda, no? Il progetto preliminare è stato approvato nel 2003 e in tale sede dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. E in questa sede è stata riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.